Proseguono le attività delle forze dell'ordine per una estate sicura, arresti domiciliari per un pregiudicato di Campobasso e manette altri due spacciatori. Il Parco Nazionale del Matese rischia di essere compromesso da insediamenti produttivi impattanti. Le forze ambientaliste fanno appello al ministro Costa. I circa 100 km dell'acquedotto Bolisano Centrale sono addirittura d'arrivo, il punto della situazione in un incontro avvenuto a Termoli. Il professor Tullio Farina consegna alle giovani generazioni un volume sulle tradizioni popolari e gli eventi storici di Trivento nel secondo Novecento. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Da parte degli agenti della Polizia di Stato sono in corso servizi straordinari di controllo in tutta la provincia di Campobasso. Nelle ultime ore il personale della squadra mobile ha disposto gli arresti domiciliari per un cinquantenne pregiudicato del capoluogo, a suo carico vessazioni, percosse e atti persecutori nei confronti della moglie. Su provvedimento della Procura di Pesaro invece è finito in carcere all'Arino un giovane tunisino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, in contrada Calvario a Campobasso, gli agenti hanno individuato alcune piante di marijuana che erano state occultate tra la vegetazione di un terreno incolto. E continuiamo a parlare di contrasto alla droga, due persone in manette, stupefacenti sotto sequestro, in azione Guardia di Finanza e Carabinieri. Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di coltello e resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato dai carabinieri di Campobasso un uomo di Cercepiccola. A bordo di uno scooter il pusher stava percorrendo contromano la provinciale 143 per evitare i controlli, ma nei pressi dell'ospedale Cardarelli si è trovato di fronte la pattuglia dei militari che ha intimato l'alt. Invece di fermarsi ha però accelerato, fuggendo per le strade del capoluogo inseguito dai carabinieri. Dopo 5 km il fermo e la perquisizione. Rinvenuti e sequestrati 12 involucri di cocaina per un peso complessivo di 10,48 grammi, denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio per oltre 4.000 euro, tre assegni da 520, 400 e 230 euro ed un coltello a serramanico con una lama di 9,5 cm di lunghezza. Dopo le formalità di rito sono scattati i domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Un altro arresto è stato invece seguito dalla Guardia di Finanza di Isernia. Le fiamme gialle hanno intercettato un egiziano senza fissa dimora e con il permesso di soggiorno non in regola. Trovato in possesso di 16 dosi di marijuana pronte allo smercio, è stato tradotto nel carcere Pentro. L'uomo, munito di bici e già noto alle forze dell'ordine quale abituale spacciatore, è stato controllato nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La droga era contenuta nella borraccia agganciata alla bicicletta. Il Parco Nazionale del Matese rischia di essere compromesso da insediamenti altamente impattanti sul territorio. La rete dei comitati ambientalisti si appella al ministro Costa affinché tuteli il territorio del parco dai provvedimenti di segno opposto della giunta campana. Si fa sempre più teso il clima intorno al nascente Parco Nazionale del Matese. Se sul versante molisano si registrano resistenze e contrarietà al progetto da parte di diverse amministrazioni comunali, sostenute anche da esponenti dell'attuale maggioranza in Consiglio regionale, sul versante campano il parco è minacciato dalle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta, presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, per la costruzione di decine di torri eoliche in territorio di Morcone, nonché per la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida di rifiuti nel comune di Sassinoro. Motivi per i quali la rete dei comitati ambientalisti di Campania e Molise, allarmata per quanto sta avvenendo, ha chiesto un incontro urgente al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Consentire il completamento delle installazioni di pale eoliche altissime con basi profonde decine di metri che affondano in un terreno carsico e ricco di sorgenti d'acqua e non fermare la realizzazione di impianti di rifiuti, denuncia la rete dei comitati, finirà per compromettere gran parte delle opportunità connesse alla perimetrazione e all'attivazione del Parco Nazionale del Matese. Da qui l'appello al ministro affinché salvaguardi il territorio di fronte a scelte della regione campana che vanno in direzione opposta a quella del parco.
Dopo la bocciatura da parte del Consiglio regionale della mozione che chiedeva l'istituzione di un comitato per la gestione dell'iter di istituzione del Parco Nazionale del Matese, sull'argomento interviene Lega Ambiente, la quale chiede che si continui ad informare la comunità interessata, chiarendo che il Parco Nazionale del Matese non mette in discussione usi civici boschivi o l'utilizzo del patrimonio forestale da parte dei comuni, a differenza, precisa l'organizzazione ambientalista, di quanto sostenuto da qualche consigliere regionale evidentemente poco informato sulla materia. La decisione di bloccare i finanziamenti previsti dal bando delle periferie, che ha tolto 28 milioni di euro a Campobasso ed Isernia, sta suscitando molte reazioni, per lo più critiche, per un'azione considerata deleterea per tutto il Molise. La questione era ormai nota. Il Senato della Repubblica, approvando di fatto uno degli emendamenti al decreto cosiddetto mille proroghe, pregiudica alcuni finanziamenti previsti dal bando delle periferie, bloccando risorse destinate anche alle città di Campobasso e Isernia, risorse pari rispettivamente a 18 e 10 milioni di euro. Tante le espressioni critiche al provvedimento, tra le quali quelle del deputato al Parlamento europeo Aldo Patriciello, che afferma essere un atto di miopia istituzionale e scarsa sensibilità politica, perché non è pensabile sottrarre risorse dall'oggi al domani a decine e decine di comuni del sud, che già patiscono oltre ogni misura la mancanza di investimenti pubblici. Anche l'ANCI Molise interviene, con il presidente Pompeo Sciulli sottolinea come, a cantieri già avviati e a bilanci già impegnati, il danno che si provocherebbe o assumerebbe proporzioni di gran lunga superiore ai milioni di euro di interventi totali previsti dal bando. Intanto, come ricorda la consigliera regionale Leonora Scungio, il Consiglio regionale, attraverso una mozione sottoscritta da tutta la maggioranza e dall'opposizione del Partito Democratico, affida al presidente Toma il mandato di intervenire con il governo nazionale affinché possa rivedere la sua posizione e modificare la decisione già nell'ambito della votazione alla Camera dei Deputati. Tra le note che giungono in redazione anche quella del Movimento 5 Stelle del Molise, che interviene sulla discussione avuta in Consiglio regionale a seguito della mozione approvata a maggioranza. Il portavoce afferma che si è trattato di una discussione inutile perché i comuni non perdono i fondi, perché quelli che sono stati capaci di accantonare fondi risparmiando potranno ora usare l'avanzo di amministrazione allentando i vincoli che prima li costringevano a tenere i soldi in cassa senza poterli utilizzare. Parla tra le tante cose anche dei profili di incostituzionalità del bando e soprattutto del fatto che i senatori del PD hanno votato sì alla sospensione dei finanziamenti ed ora il loro partito fa la morale a tutti. L'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori rilancia la campagna informativa sui diritti dei cittadini che sono o stanno andando in vacanza, dai trasporti ai pernottamenti, dai documenti di viaggio all'assistenza sanitaria all'ADOC. Sul proprio sito fornisce alcuni necessari consigli utili per far valere i propri diritti mentre si è in qualche località turistica. Gli argomenti riguardano i tour operator, i trasporti aereo, ferroviario e marittimo, gli alberghi, gli agriturismi, i campeggi, i diritti dei disabili, il noleggio delle auto, il come lasciare casa in sicurezza, i documenti e l'assistenza sanitaria. Dopo tanti contenziosi e ritardi sta finalmente per sbloccarsi una delle opere pubbliche più importanti e attese. Si tratta dell'acquedotto Molisano Centrale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Termoli, il presidente della regione Donato Toma e l'assessore Vincenzo Niro hanno fatto il punto della situazione. Il commissario Carlea, a capo della struttura commissariale, ha realizzato l'opera. L'opera viene consegnata a Molise Acque e noi qui portiamo l'acqua in diretta dal Rio Freddo, dalla sorgente di Rio Freddo, siamo a Termoli. È un percorso importante che abbiamo fatto dalla costituzione del commissariato. Adesso i comuni dovranno provvedere agli allacciamenti e noi al perfezionamento di alcune procedure legate proprio all'adeguamento dell'infrastruttura. È un momento importantissimo, è un momento di svolta, è il momento in cui noi portiamo le acque sorgive del Matese alla costa molisana. È una giornata storica per tutti i molisani perché
Qui in Agro di Termoli stiamo visitando, stiamo dando notizia che l'acquedotto molisano ha portato già l'acqua di Boiano a Termoli e Petacciato. La condotta che si snoda per oltre 100 chilometri finalmente è terminata e l'opera, questa era un'opera che una volta faceva la cassa per il mezzogiorno, l'opera portata avanti dalla Regione Molise è un'opera che servirà per questi territori e per tutti i territori percorsi dall'acqua di Boiano. L'impegno della Regione è stato già un impegno enorme, però l'impegno per il futuro è di sorvegliare che ci sia la manutenzione adeguata e che queste popolazioni non abbiano alcun disagio per la gestione dell'acquedotto. Siglato tra il Comune di Termoli e l'Agenzia del Demanio l'intesa per la rigenerazione e valorizzazione di uno stabile composto da 3 unità. Il protocollo rientra nel progetto Cammini e Percorsi e ha gli obiettivi di potenziare l'offerta turistico-culturale e la messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistici presenti sul territorio attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili. Più strutture ricettive, posti letto e parcheggi. Sono queste le richieste che arrivano dal sindacato Balneatori del Molise per incentivare il turismo a Termoli. Sentiamo al nostro microfono il presidente regionale del SIB, Domenico Venditti. Domenico Venditti, presidente del sindacato Balneatori del Molise. Allora, iniziamo dall'andamento di questa stagione. Siamo per entrare ormai nella fase conclusiva dell'estate con le festività legate al Ferragosto. Ecco, un commento sull'andamento appunto della stagione. Ma finora sicuramente abbastanza positivo, anche se non è la stagione 2017. Il tempo purtroppo quest'anno è stato un po' ballerino nei primi 2 mesi, giugno e luglio. Per fortuna da qualche settimana si è stabilizzato, quindi si iniziano a vedere presenze di turisti, anche stranieri, e quindi adesso si avvicina la settimana del Ferragosto, quindi si inizia a movimentare negli ultimi giorni sempre più. Quest'estate è iniziata con delle critiche legate in particolare all'aumento, diciamo, della durata temporale legata ai parcheggi a pagamento. C'è stata la questione della mancata assegnazione della bandiera blu. Ecco, secondo lei questo ha potuto avere delle ripercussioni sull'afflusso dei turisti qui a Termoli? Ma sicuramente la mancata bandiera blu ha avuto un effetto negativo, anche se poi è stato sicuramente recuperato, anche perché come già sottolineato da me, dal sindaco e dalle autorità competenti, dall'ARPA Molise, appunto, che comunque le condizioni del nostro mare sono eccellenti. Persiste però la questione legata al depuratore. Peraltro nei giorni scorsi Legambiente ha presentato un report che mette, ecco, in rilievo delle criticità legate alla balneazione in alcuni punti del lungomare di Termoli. È vero che voi peraltro avete preannunciato un'azione giudiziaria contro Legambiente? Ma al momento stiamo valutando appunto se iniziare un'azione legale appunto contro Legambiente, anche perché i prelievi, i risultati di Legambiente, di Goletta Verde, sono stati fatti alle foci di fiumi o dei piccoli scarichi o torrenti, quindi è normale e è noto che comunque questi scarichi appunto vige sempre il divieto di balneazione. Quali sono le richieste che il vostro sindacato fa alle istituzioni? Mancano sicuramente dei posti letto, mancano sicuramente al primo posto i parcheggi, che è la cosa che noi chiediamo da anni, e poi ci sono comunque tante altre piccole cose. Insomma, il sistema turismo va creato con calma il periodo invernale per avere un ottimo risultato il periodo estivo. €13.000 l'anno di risparmi rispetto all'amministrazione Notarangelo in relazione ai costi delle indennità percepite dalla Giunta Comunale di Larino. Lo ha reso noto l'esecutivo guidato dal sindaco Pino Puchetti, annunciando anche che i risparmi saranno utilizzati per finanziare progetti di utilità sociale.
E cambiamo argomento. Presentata oggi a Campobasso la 22esima edizione della rassegna Noi artisti di questa terra, in programma lunedì a Montorio nei Frentani. Saranno premiati Stefano Di Nucci, Daniela Terreri, Domenico Iannacone ed Emanuela De Luca. 22esima edizione della manifestazione Noi artisti di questa terra, un po' diventata, diciamo, una delle manifestazioni più importanti che si tengono in estate sul territorio regionale. Come si spiega lei un successo di questo tipo in un piccolo borgo come quello di Montorio nei Frentani? Niente, diciamo, perché è l'intento proprio della nostra manifestazione, cioè portare i grandi eventi nelle piccole comunità e valorizzare i personaggi molisani che si sono distinti nel campo dell'arte e della cultura in genere. Credo che ci siamo riusciti perché abbiamo portato in questi anni 1500 artisti. Io potrei citare uno per dire, diciamo, la qualità, diciamo, lo spessore degli artisti che sono passati da noi e anche delle operazioni importantissime che abbiamo fatto sul territorio. Non a caso, per esempio, all'Expo 2015 noi abbiamo portato con la nostra associazione, la nostra manifestazione, l'annunciazione più bella del mondo con l'aiuto di Sgarbi, che è stato a Montorio, nella nostra manifestazione, all'Expo di Milano 2015. Quindi un'operazione che forse avrebbe fatto la regione, non so, sostenendo quali spese. Noi l'abbiamo fatto gratuitamente e spero che questo ci venga riconosciuto. Abbiamo valorizzato, per esempio, qualche anno fa la figura di Vincenzo Tiberio, perché era poco conosciuto nel Molise, però è l'intuitore della penicillina. E anche quest'anno portiamo tantissimi personaggi di questo spessore, di questa qualità artistica. Questa è stata già una manifestazione che l'assessorato da lei presieduto ha deciso, diciamo, di far rientrare all'interno del calendario unico degli eventi della regione. È un segnale di attenzione e di vicinanza, ma com'è possibile poter valorizzare ancora di più eventi che contribuiscono a tenere vivi piccoli borghi del Molise interno? Ma questa è la nostra mission, io dico, è la 22esima edizione storicizzata, premia tantissimi artisti molisani che si sono contraddistinti in giro per l'Italia e per il mondo, è una vicinanza proprio per i centri storici, per i nostri piccoli borghi, per le aree interne, su cui noi dobbiamo assolutamente puntare. La Regione sta facendo un grande sforzo e nelle linee programmatiche del Presidente Toma il turismo, la valorizzazione proprio delle nostre bellezze è al primo punto. Il liceo Ovidio di Larino, con il cortometraggio Tutto parte da te, è risultato il primo classificato nel concorso Corti con la Lilt MIUR, promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, all'interno del Festival Molise Cinema in corso a Casa Calenda. L'Istituto Frentano ha conquistato ben due premi, giuria tecnica e premio speciale giuria giovanile. Ed oggi la notte di San Lorenzo, occhio al cielo per cogliere le stelle cadenti ed esprimere i desideri, diversi gli appuntamenti previsti. Per il calendario dei santi oggi si festeggia San Lorenzo e nella notte, come da tradizione, occhi puntati al cielo per guardare le stelle cadenti, chiamate anche lacrime di San Lorenzo, ed esprimere fatidici desideri. Nonostante la maggiore visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi, sarà visibile soprattutto tra il 12 e il 13 agosto, in tanti attendono la serata scegliendo i luoghi con poca luce per osservare le stelle. Diversi pure gli appuntamenti per l'occasione: a Pescasseroli, nel suggestivo scenario dei Ruderi del Castello, seconda edizione di Fiaccolata sotto le stelle con la etno band Il Tratturo; a Pescolanciano, notte bianca della biodiversità organizzata dai carabinieri del comparto di Isernia per scoprire il mondo delle riserve naturali, spazio anche alla rivoluzione delle api; nel centro storico di Larino, brindisi e degustazioni godendosi la pioggia di lacrime di San Lorenzo; Borgo in Jazz Festival a Gamba Tesa con una notte di musica, arte e stelle cadenti, ad esibirsi Deborah Carter e il suo quartetto.
aperto, spettacoli, piatti tipici locali e giochi nell'ambito della manifestazione Insieme nella Contrada a Jelsi. Quinta edizione del Bobby Summer Fest nel Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni, nella zona archeologica di Pietrabondante, in scena l'Amleto di William Shakespeare. Musica per le vie della città a Termoli, a Frosolone l'apertura della mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli, Sagra della Pallotta a Castel del Giudice. A Casa Calenda oggi la quarta giornata di Molise Cinema con la presenza di Valerio Attanasio e Guglielmo Poggi per il tuttofare tra i corti Anteprima italiana del vincitore dell'Oscar 2018, in programma il film sul sindaco di Roma Ignazio Marino, tra gli ospiti Marco Simon Puccioni per il ricordo di Armida Miserere, Antonio Pascale e Giuseppe Spedino Moffa per uno spettacolo sul Molise. Trivento, ritorno al passato, vicende storiche, tradizioni popolari, soprannomi e giochi di altri tempi nell'ultimo volume dato alle stampe dal professor Tullio Farina. 70 anni laureato in pedagogia, per 26 anni docente di lettere alle scuole medie Nicola Scarano, autore di altri 3 volumi di contenuto storico, il professor Tullio Farina dal 77 ad oggi continua a ricoprire ruoli istituzionali al Comune Trignino e dal 91 al 95 è stato eletto nel centro-sinistra in Consiglio regionale. Il libro, 166 pagine, diviso in 3 sezioni, è scritto con un linguaggio schietto e facilmente comprensibile, frutto di un legame viscerale tra l'autore e il paese che gli ha dato i natali. Mi sono accorto che la nuova gioventù, tutte le tradizioni ormai non ne ha nessuna contezza e nessuna testimonianza. Una volta che scompare l'ultima generazione nostra, i ragazzi resterebbero senza sapere quello che nei primi, subito dopo il dopoguerra, il secondo dopoguerra è avvenuto a Trivento. Questo lavoro vuole proprio ricostruire quel periodo di vita che va dal 45, dal 48 in poi fino agli anni 70 e poi fa una ricerca anche sull'opera, sul lavoro di Don Giannico per Trivento, su tutti gli studenti che sono passati a migliaia per Trivento tramite il collegio femminile, il collegio maschile, il seminario, che veramente hanno rappresentato questi 3 collegi un polmone per la scuola di Trivento, che nel passato è stato all'avanguardia di tutte le scuole molisane. È un omaggio anche a una comunità, a un paese che forse non esiste più. Eh sì, perché ci sono tante belle tradizioni, quella, per esempio, ricordo quella del pallone di Nicolangelo, ci stavano quelli degli Aldarini di Sant'Antonio, ci stavano tante tradizioni che a riviverle oggi viene la pelle d'oca, perché a pensare che non ci sono più, che addirittura molti non sanno neanche che cosa siano, veramente fa male. Io con questo lavoro ho voluto appunto ricostruire un pezzo di storia di Trivento, perché così per il futuro si saprà che nella seconda metà del Novecento a Trivento c'erano queste tradizioni, c'erano questi giochi, c'erano questi, e soprattutto i nomignoli che sono il vissuto del popolo. Professore, un'ultima domanda, quanto è il prossimo lavoro? Prossimo lavoro lo vorrei dedicare, però qui ci vuole un po' di tempo, lo vorrei dedicare alla storia amministrativa e politica di Trivento dal subito dopo l'entrata della Costituzione ai giorni di oggi, cioè tutte le varie amministrazioni che ci sono succedute, le opere che si sono fatte, insomma un percorso amministrativo che è bene che pure il Comune si doti, perché così lascia qualcosa ai posteri. Un nuovo distributore di carburanti è stato inaugurato ai piedi dell'abitato di Trivento, in prossimità dello svincolo per la Fondovalle Trigno, punto di snodo viario per molti automobilisti diretti verso l'Adriatico e il Tirreno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. E auguri a tutti. Complimenti per voi. Grazie. Grazie.
In località Macchieria, ai piedi della collina di Trivento, è stato inaugurato un nuovo distributore di carburanti, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 di sera. Al 57enne imprenditore locale Angelo Fossaceca il merito dell'apertura del Rosa Petrol. Nelle vicinanze di altre importanti attività commerciali, a cavallo tra le province di Campobasso e Chieti. Dopo tanto ce l'abbiamo fatta, e con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, ma comunque, ringraziando Dio, siamo qui oggi a inaugurare questa nuova attività. Quanti sacrifici, quante le difficoltà, quali quelle maggiori prima di aprire questa nuova struttura? Ma le difficoltà sono state, diciamo, a livello burocratico tanto, e poi anche i nostri concorrenti che pensano di avere il monopolio in tutto il Molise, che ci danno molto da fastidio. Noi non abbiamo dietro una compagnia, bensì siamo una pompa bianca, e quindi approvvigioneremo il nostro prodotto dalle migliori comunque compagnie. Non è che andiamo a prendere prodotti che non siano certificati sul mercato, e quindi potremmo, ma no, non dobbiamo combattere nessuno, noi facciamo il nostro lavoro. Chi ha creduto in questa parte di Trivento, ai piedi di Trivento, anche con altre attività commerciali come il Rosa Centro Commerciale? Eh sì, noi abbiamo, nel 2012 abbiamo iniziato qui a costruire, abbiamo fatto questo mini centro commerciale che, grazie a Dio, diciamo, oggi funziona, tutte le attività pare che vanno bene, quindi abbiamo creduto di creare quest'altra attività in quanto è un complemento alle attività già esistenti. Questi paesi intorno, qui anche nella provincia di Chieti, non ci sono questi distributori, e quindi siccome loro già oggi vengono qui a rifornirsi ai supermercati, potrebbero, diciamo, comunque rifornirsi anche di carburante. Altri servizi che potreste creare da qui a qualche mese? Potremmo creare anche un autolavaggio, un centro revisioni e quant'altro. Tutte le diocesi della regione ecclesiastica Abruzzo-Molise parteciperanno a Roma domani e domenica all'incontro nazionale con il Papa. Nella capitale l'appuntamento sarà al Circo Massimo, dopodomani evento conclusivo in piazza San Pietro. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Annuvolamenti in arrivo nelle ore pomeridiane, con temporali sparsi sulle zone montuose. Le temperature odierne sul Molise sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso e la massima di 33 a Isernia. Ventilazione debole e variabile, calmo il medio Adriatico. Sulla regione domattina tornerà il sole, valori climatici stazionari, venti da nord-ovest. Basilio Antonelli è un nuovo calciatore dell'Olimpia Agnonese, 18 anni ruolo attaccante, giunge in prestito dalla Primavera del Foggia, in precedenza esperienze nel settore giovanile della Roma. Il team automobilistico GPR del molisano Silvio Recchiuti sarà impegnato domani e domenica nella 15ª edizione del Rally del Tirreno a Saponara, in provincia di Messina. La prova in Sicilia ha una lunghezza totale di oltre 80 km, terza edizione della Capracotta Trail domenica mattina, con partenza e arrivo nel pianoro di Prato Gentile, una corsa podistica in montagna aperta alle categorie giovanili. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.